Buongiorno a tutti e cominciamo. Questa è una riunione ibrida, quindi ci sono persone presenti qua davanti a noi. Questo, ecco, grazie mille. E abbiamo un certo numero di persone che sono collegate. Questa sessione è anche in streaming online, quindi si può seguire su YouTube. E abbiamo diversi diciamo, persone delle entità che fanno parte di questo tavolo che sono collegate. Vedo che avete tutti la cosa, quindi presumo che non capite l'inglese, perché quando lui parla gravissimo, poi questo andiamo a vedere a scuola come mai non riuscite a seguire un intervento in inglese. No, scherzo, ma lui l'italiano lo capisce abbastanza bene. Quindi come prima cosa, intanto io volevo welcome qua tra noi Edward Mukhibi, che come sapete è il nuovo presidente di Slow Food internazionale. Io mi chiamo Stefano Gatti, sono un diplomatico, quindi se qualcuno di voi c'ha in testa, dice ma cosa fanno i diplomatici, vorrei fare il diplomatico da grande, io sono un diplomatico, poi se volete separatamente vi spiego cosa facciamo, ma ve lo dimostriamo anche oggi. Quindi al Ministero Affari Esteri, io come da cui sono entrato 32 anni fa, un po' tanto, io sono l'inviato speciale per la sicurezza alimentare del governo italiano. Sono stato nominato a dicembre l'anno scorso perché il tema del cibo e della sicurezza alimentare è adesso diventato una delle priorità della politica estera italiana. Io dico sempre che quando sono entrato in carriera diplomatica 32 anni fa, se qualcuno di noi, giovani diplomatici allora, oggi non più, ci avessero detto che il cibo era una delle priorità della politica estera italiana, sarei rimasto interdetto, senza parole, insomma, rispetto agli studi e al percorso che noi avevamo fatto. Oggi è quasi naturale che da un po' di anni a questa parte, come dicevamo, come stavo dicendo al presidente Mukhibi, dal 2015, quando c'è stata Expo Milano 2015, non so chi di voi l'Expo l'ha vista e l'ha seguita, che era dedicata a Feeding the Planet, Energy for Life, alla nutrizione del pianeta, abbiamo avuto 20 milioni di visitatori. Io a Expo Milano 2015 ero direttore generale per i paesi partecipanti, direttore di Padiglione Italia, quindi ho lavorato anche su questa importante iniziativa. Da quel momento si è sviluppata un'importante diplomazia alimentare italiana, che è quello che velocemente in questa mia presentazione introduttiva, prima di passare la parola a Edward, vi faccio vedere e vi spiego. Funziona, funziona, funziona. Ecco, questo sono io, l'ho detto, adesso viene fuori anche nella slide. Vi parliamo un attimo di sicurezza alimentare. Innanzitutto, che cos'è questo a cui state assistendo oggi? Noi abbiamo costituito un tavolo nazionale sui sistemi alimentari. Sostanzialmente io rappresento come inviato speciale le posizioni dell'Italia in tutti i fori internazionali, il G7, le Nazioni Unite, Unione Europea, sul tema del cibo e della sicurezza alimentare, ma noi come Ministero degli Affari Esteri non ci inventiamo questa posizione da soli, anche perché noi al Ministero rappresentiamo l'Italia, ma non siamo esperti, o non siamo pieni di esperti di queste particolari tematiche, ne abbiamo alcuni, ma che cosa facciamo? Lavoriamo, abbiamo costituito proprio l'anno scorso, in occasione della realizzazione di questo vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, un tavolo nazionale, fatto di tutte le entità, maggiori esperti italiani, le realtà che lavorano in quella che viene cosiddetta chiamata la filiera alimentare dell'Italia. Allora, l'anno scorso Coldiretti ha calcolato che la filiera alimentare, dal cibo che nasce sul terreno fino ai ristoranti, la ristorazione e fino alla tavola, vale il 25% del PIL italiano. Quindi stiamo parlando di un quarto della ricchezza del nostro paese, e in termini di manodopera anche di più, perché come vi immaginate sia a livello di produzione agricola che a livello di ristorazione stiamo parlando di settori produttivi intensivi a livello di manodopera, cioè con molta gente che ci lavora, quindi a livello di lavoratori anche più del 25% dei lavoratori italiani lavorano nel settore della filiera agroalimentare nella sua definizione più ampia. Quindi noi abbiamo chiamato un tavolo dove siedono i principali esperti del settore, alcuni dei quali sono anche qua seduti in prima fila, alcune delle realtà importanti, delle associazioni e anche della società civile. Abbiamo per esempio anche qui alcuni rappresentanti importanti, il Banco Alimentare Italiano, rappresentato qui dal dottor Lucchini, è una delle best practices mondiali dell'Italia nel settore del cibo. Abbiamo anche ovviamente Slow Food, che siede ed è rappresentato, per noi è una cosa molto importante questo stesso dottore. Abbiamo quindi tutta una serie di realtà, e abbiamo anche degli importanti
esperti e professori, qui abbiamo il professor Andrea Segre che guida uno dei gruppi di lavoro del nostro tavolo, quindi abbiamo messo insieme tutto quello che è l'expertise italiana nel settore agroalimentare e che cosa facciamo? Io incontro e mi riunisco regolarmente con questo tavolo che sostanzialmente dà degli input, ci racconta, ci dà le sue idee, le posizioni anche di diverse entità e associazioni che possono anche essere diverse su alcuni dei temi che noi come governo italiano prendiamo per definire poi qual è la posizione che andremo a assumere su alcune delle tematiche più importanti nel tema della sicurezza alimentare. Quindi questo tavolo, dove oggi abbiamo come ospite d'onore Edward Mukwege, aiuta il governo a definire la posizione e le iniziative della diplomazia alimentare italiana. All'interno di questo tavolo abbiamo anche proprio dei gruppi di lavoro che lavorano con tante entità e esperti su determinate materie che sono per noi importanti. Quindi vedete un gruppo di lavoro per la sostenibilità delle imprese agroalimentari, un gruppo di lavoro su perdite, eccedenze, spreco e dieta mediterranea. E abbiamo qui presente con 62 minuti di ritardo del treno l'amico Andrea Segre, che ringrazio, il professor Jaime Berti, che è anche qui presente della Scuola Sant'Anna di Pisa, sui sistemi locali, e poi un quarto gruppo di lavoro proprio costituito di recente sulla zootecnia sostenibile, perché come sapete c'è il tema, no? La carne fa bene, fa male, fa bene al pianeta, fa male al pianeta, eccetera. L'Italia è uno dei più grandi produttori di carne e di diciamo, attività di allevamento, quindi latte, formaggi e quant'altro, una parte essenziale della nostra dieta. Quindi il tema non è quello di non avere più quella parte importante sia della nostra dieta che della nostra produzione, ma di come renderla sempre più sostenibile e sempre di rispettosa dell'ambiente. Quindi, come vedete, questo tavolo lavora sia con delle riunioni a livello globale, come quella di oggi, sia a livello di esperti su determinati importanti temi. Qui io vorrei subito affrontare, diciamo, il toro per le corna. Che cosa ci abbiamo, che cosa stiamo affrontando oggi nel mondo? Stiamo affrontando una crisi alimentare. Voi lo vedete anche su tutti i giornali, su tutte le cose, cioè si parla di crisi alimentare. Crisi alimentare significa cosa? Innanzitutto che noi ci siamo trovati, già prima, non è una cosa diciamo, di recente, con una serie di fattori, il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, l'instabilità finanziaria, tante situazioni importanti che hanno già di per sé determinato in alcune parti del mondo una situazione di grande difficoltà. Questa situazione di difficoltà è, come dire, esplosa con la guerra, cioè le guerre e i conflitti di vario tipo, di varia natura, sono una delle cause più importanti di aggravamento della crisi alimentare in giro per il mondo. Quella che abbiamo oggi tutti di fronte a noi, che vediamo ogni giorno sui giornali, è la guerra che si è scatenata in Europa, quindi il ritorno dopo la Seconda Guerra Mondiale, per la prima volta nella nostra storia, molti di noi pensavano che non sarebbe mai successo, che ritornava la guerra in Europa, è ritornata la guerra in Europa e la guerra in Ucraina ha causato una crisi nella crisi, cioè una situazione già di difficoltà è di fatto esplosa con le conseguenze. Perché? Perché interessa questa guerra dei paesi che sono tra i principali produttori mondiali di alcune derrate alimentari, produttori e esportatori di queste derrate alimentari. Quindi vedete, questi sono dati FAO, 30% del mercato mondiale del grano, 50% di quelli di semi girasole, 50 paesi dipendono nel mondo per almeno il 30% del loro fabbisogno di grano dall'Ucraina e dalla Russia. Vi immaginate che nel momento in cui tutto questo viene a mancare per una crisi improvvisa, scatena una situazione di crisi fortissima. Forte in tante aree del mondo, ma per esempio fortissima nel Mediterraneo, perché alcuni paesi del Mediterraneo sono dipendenti dal grano ucraino e Russia, per esempio il Libano per il 91%, l'Egitto per l'85%. Immaginatevi questi paesi se non sanno se fra pochi mesi avranno o non avranno il grano che gli serve per il pane, per nutrire la loro popolazione. Quindi questa è la situazione che oggi affrontiamo e dove ci interroghiamo noi come Italia, come governo italiano, che cosa possiamo fare per aiutare a risolverla. Una delle iniziative che avrete visto che il governo ha portato avanti, dal presidente Draghi a tutta, diciamo, la struttura di governo, è innanzitutto uno degli effetti della guerra, è stato quello di bloccare milioni di tonnellate di grano in Ucraina, che erano già state pronte, prodotte, erano nei silos, ma non sono più potute uscire, perché uscivano essenzialmente dai porti del Mar Nero, in particolare dal porto di Odessa, che come avete letto è stato bloccato, diciamo, durante le operazioni militari e quindi, diciamo, non è stato conquistato dai russi, ma è stato reso impossibile alle navi ucraine di uscire. Quindi dall'inizio della guerra sono rimaste bloccate 25 milioni di tonnellate di grano.
che cosa è successo in questi mesi di cui l'Italia è stata protagonista sia a livello europeo sia nelle trattative dirette con i paesi, in particolare, come sapete, il presidente del Consiglio Draghi, che ha direttamente interloquito con i leader anche dei paesi interessati, con il segretario generale delle Nazioni Unite. Innanzitutto c'è stata un'iniziativa a livello europeo. I paesi dell'Unione Europea si sono mobilitati per far uscire questo grano, che prima usciva dai porti del Mar Nero, perché era la cosa più facile, dai territori dell'Unione Europea. Quindi tutti i territori, i paesi confinanti, la Polonia, gli altri paesi dell'Unione Europea si sono organizzati per la prima volta, non passavano da là, tra altre cose come farli passare col treni, con le cose, treni che tra altre cose in Ucraina hanno un certo tipo di binario, in Europa c'è un altro tipo di binario. In teoria, fino a prima dell'inizio della guerra, il grano ucraino, per questioni anche di protocolli di sicurezza e sanità, neanche poteva passare dall'Unione Europea, perché doveva rispettare i protocolli di sicurezza e di controllo dell'Unione Europea. Subito l'Unione Europea ha deciso: può passare il grano, cambio le mie regole, potete far passare da qua tutto il grano che volete, ma poi ci si è dovuto organizzare. C'è stato negli ultimi mesi uno straordinario sforzo logistico organizzativo, per cui, come vedete, questa iniziativa che si chiama Solidarity Lanes ha permesso, a partire dal mese di febbraio, a 10 milioni di queste tonnellate di uscire da un'altra parte, cioè cambiare completamente la rotta, il senso. Guardate che stiamo parlando di un'operazione logistica e organizzativa di straordinaria grandezza e importante, usando il Reno, usando i fiumi, usando alcuni porti, tra cui anche il porto di Trieste e porti italiani. Quindi 10 milioni sono usciti così, e poi avrete letto c'è stato un accordo con la partecipazione della Turchia, delle Nazioni Unite e di altre realtà, che ha reso possibile riaprire parzialmente il flusso delle navi dal porto di Odessa, e quindi 4 milioni di tonnellate, 4,2, sono uscite dai porti. Si tratta di un'importante situazione che però, se voi pensate qual era il numero di partenza iniziale, ha parzialmente risolto una situazione che rimane una situazione di crisi. Non si sa esattamente quanto grano sia ancora bloccato in Ucraina, ma ne è bloccato tantissimo ancora. Quindi la crisi certo non è una crisi che è superata. Questo per farvi un esempio: quando si parla di diplomazia alimentare, cosa si parla? Si parla del fatto che l'Italia partecipa attivamente in queste discussioni diplomatiche a livello Nazioni Unite, a livello G7, con i vertici del nostro governo, per rendere possibile, per spingere, fare la nostra parte per riuscire a risolvere questo tipo di problema. Andando avanti, velocemente, non so perché non mi gira, eccolo qua. Allora, ritorniamo al tema velocemente sulla diplomazia alimentare. Innanzitutto, l'anno scorso l'Italia ha chiaramente già detto, nel 2021, prima che scoppiasse si aggravasse la crisi attuale, che il tema cibo, sicurezza alimentare era un tema centrale. Noi abbiamo avuto la presidenza del G20 e abbiamo fatto approvare da tutti i paesi del G20, tra cui, come sapete, anche Russia e Cina, quindi paesi estremamente importanti, una dichiarazione, che è la dichiarazione di Matera, proprio sulla sicurezza alimentare, che dice che questo è uno dei temi chiave della sfida a livello mondiale. Possiamo tranquillamente dire che siamo stati preveggenti, perché pochi mesi dopo la situazione che si è realizzata ci ha confermato nel fatto che questa è una delle grandi sfide. Abbiamo organizzato a luglio a Roma una parte del Vertice Mondiale delle Nazioni Unite, che poi ha continuato a settembre con la partecipazione anche dell'Italia ad altissimo livello con il nostro presidente Draghi, e alla fine dell'anno, proprio per ulteriormente rimarcare quanto questo è un settore importante della nostra azione, della nostra proiezione internazionale, è stato nominato un inviato speciale sulla sicurezza alimentare, che purtroppo indegnamente è il sottoscritto. Ma qui guardate quest'anno come si è intensificato, qui abbiamo semplicemente voluto mettervi un elenco di tutte le iniziative a cui noi abbiamo dovuto partecipare come Ministero Affari Esteri, come realtà, sulla diplomazia alimentare dell'Italia. A partire da quest'anno, a maggio, si è costituita, lanciata dal G7, una alleanza internazionale sulla sicurezza alimentare, su cui io siedo regolarmente. Proprio ieri, quando ero qua a Slow Food, ho dovuto partecipare digitalmente a una delle riunioni di questa alleanza che è stata lanciata. Facciamo parte dello Steering Committee. C'è stata una risoluzione delle Nazioni Unite promossa dal Libano, uno dei paesi più colpiti da questa situazione di crisi alimentare, sul tema della sicurezza alimentare, e a giugno noi abbiamo promosso, quindi si è svolta a Roma, proprio un vertice ministeriale con tutti i paesi del Mediterraneo, con organizzazioni internazionali, per discutere come affrontare la crisi alimentare nel Mediterraneo. Vi abbiamo detto prima che proprio il grano ucraino non arriva più a molti di questi paesi, e quindi sono in una situazione di grave difficoltà. C'è stata una riunione ministeriale a giugno,
abbiamo lavorato al vertice G7 che è stato fatto dalla Germania, Presidente, a fine giugno, dove il tema centrale era quello della sicurezza alimentare. Quindi, come vedete, settimana dopo settimana, cioè non c'è un momento di pausa. Abbiamo promosso a luglio una riunione con tutto il sistema alimentare italiano per discutere come la diplomazia alimentare e soprattutto come la dieta mediterranea, che noi promuoviamo, ma non è soltanto italiana, è un patrimonio di tutti i paesi del Mediterraneo, sia uno degli strumenti di questa diplomazia, perché contiene la soluzione di molti di questi problemi. È una dieta sostenibile, è una dieta proprio che rispetta l'ambiente, che quindi è un punto di riferimento anche a livello internazionale. Abbiamo fatto addirittura a meeting di Rimini in agosto un padiglione sulla sicurezza alimentare, dove sono venute decine di migliaia di persone a visitare, e anche di giovani, moltissimi come voi, a imparare cos'è questo tema della sicurezza alimentare. E un risultato molto importante: l'Unione Europea, anche su cui come l'Italia ha lavorato, ha allocato proprio recentemente 600 milioni di euro per lavorare su queste tematiche della sicurezza alimentare. Quindi, come vedete, importanti mobilitazioni finanziarie per risolvere queste problematiche. Questa iniziativa, e quindi io volevo concludere questa mia presentazione su questo tema, del dialogo ministeriale con i paesi del Mediterraneo, noi ci stiamo focalizzando, abbiamo due priorità, diciamo, regionali, che illustravo proprio a Edward Mokhibi. Da una parte il Mediterraneo, perché siamo un paese del Mediterraneo e quindi abbiamo un patrimonio comune della dieta mediterranea. Come vedete, abbiamo invitato tutti questi paesi che vedete nella mappa a venire a riunirsi con noi, 24 paesi qua sotto indicati che hanno partecipato, per discutere che cosa possiamo fare insieme, come possiamo affrontare questa situazione di crisi che voi avete, anche noi abbiamo, ma magari in Italia noi siamo più messi meglio ovviamente di altri paesi, ma cosa possiamo fare per aiutare. C'è stato, diciamo, un importante lavoro e discussione, abbiamo collaborato con la FAO, adesso fra poco sentirete Maurizio Martina, il nostro ex ministro dell'agricoltura e vice direttore generale della FAO, che ce ne parlerà. In questa importante collaborazione abbiamo, diciamo, fatto una serie di proposte. In questa discussione con tutti i paesi, con le organizzazioni internazionali, sono venute fuori queste aree, cioè con i paesi del Mediterraneo per risolvere la crisi alimentare vogliamo lavorare con investire, creare delle capacità finanziarie ai paesi che in un certo momento non hanno più soldi per poter importare il grano e i derivati alimentari, ridurre gli sprechi, le perdite alimentari, perché considerate che nel Mediterraneo circa il 30% del cibo viene perso tra il momento in cui viene prodotto e arriva alla tavola, sia durante tutta la catena logistica che porta il cibo nelle famiglie, sia, e guardate che l'Italia, che è un paese magnifico per molti versi, ma noi abbiamo abbastanza un record, si spreca a casa tantissimo. Quindi c'è questo grandissimo tema, che poi è nelle scelte individuali di ognuno di noi, di quanto si spreca. Considerate che ogni volta che prendete una cosa che avete comprato e la buttate nel cestino è un colpo mortale a tutto il sistema, cioè un sistema dove ci sono persone che questa, diciamo, disponibilità di cibo non ce l'hanno, e quindi ridurre gli sprechi è una cosa estremamente importante. Migliore utilizzo di fertilizzanti, l'acqua nel Mediterraneo. L'acqua, quest'anno avete visto abbiamo una siccità, ma per farvi un esempio c'è un paese, la Giordania nel Mediterraneo, che è il secondo paese più secco al mondo. Quindi vi immaginate ovviamente quale può essere il problema in un paese che non ha acqua per, diciamo, poter produrre abbastanza cibo che serve alla propria popolazione. E infine ricerca, tecnologia e innovazione. Io, questa è la mia ultima slide e qui poi passo la parola a Edward. Come vedete, noi andiamo avanti a lavorare anche quest'anno. La prossima settimana saremo a Bari per lavorare con tutti questi paesi e organizzazioni internazionali partner per identificare dei progetti in queste aree di collaborazione che possiamo promuovere e realizzare insieme con i paesi del Mediterraneo, e a dicembre avremo una seconda riunione a Roma con tutti questi ministri, con tutti questi paesi, per continuare questa collaborazione. Quindi noi come Italia scegliamo poi delle cose su cui specializzarsi, perché siamo un importante paese dal punto di vista del cibo, e vedere come operativamente fare con questi paesi un'iniziativa. Mi fermo dando soltanto un messaggio, soprattutto visto che abbiamo qui molti giovani oggi con noi. L'Italia, un messaggio, diciamo, da un diplomatico che fa un lavoro internazionale, l'Italia non è una grande potenza a livello mondiale, quindi penso che l'avete capito, tutto quello che avete studiato finora, non siamo una grande potenza. Sul cibo siamo una grande potenza, siamo una grande cultura, siamo una grande potenza produttiva, esportiamo cibo e una cultura del cibo in tutto il mondo, abbiamo milioni di italiani in giro per il mondo che lavorano e promuovono il cibo italiano. Come sapete abbiamo più di 40 milioni di italiani in giro per il mondo, molti dei quali lavorano su ristoranti, produzione, cibo e quant'altro. Quindi siamo una grande potenza, abbiamo una responsabilità
e dobbiamo quindi avere e giocare un ruolo nella risoluzione anche di questi grandi problemi. Abbiamo una responsabilità etica e politica e abbiamo la capacità anche quindi di fare qualcosa per aiutare la risoluzione di questi problemi. Io penso che questa sia l'ultima, assolutamente qua, questa è la presentazione che viene dopo, quindi mi fermo qua. E questo è, diciamo, quello che volevo presentare dello stato attuale, l'aggiornamento sulla diplomazia alimentare italiana, e a questo punto io con molto piacere ascoltiamo, diciamo, il messaggio e le cose che vuole dire all'Italia, al tavolo della filiera agroalimentare italiana e rappresentanti di tutte le organizzazioni, il nuovo presidente di Slow Food International, Edward Mukwege, che saluto e ringrazio di essere qua con me. Thank you so much. I have very, very few minutes, but I'll be very, very brief. It's a big honor to be in this meeting and also to understand all the work you have done on food security. I think this topic comes at the right time in when everybody is struggling to find solutions to the global challenges which we have. Food crisis, climate change, the conflicts. The conflicts which are not only in Ukraine or in Europe, but also in Africa, in the Middle East, in Latin America, there are many conflicts all over the world. And we are trying to find ways, how do we get over all these problems we have, including climate change, which is causing a lot of food insecurity, even in places we thought are food secure. I come from a continent whose name is synonymous to food insecurity, Africa. Many times when you talk about Africa, many people think about the hunger, the famine, the suffering on the continent. Sometimes it's true. There is a lot of food insecurity on the continent, but now there is a lot of food insecurity in the world. Why? Because we have built our food security to be dependent on a global supply chain of food that is very fragile. Otherwise, in 2020, during the pandemic did not start in Africa, but when the pandemic started, everybody was worried about the situation of food security in Africa regarding the pandemic. The war in Ukraine, it's not in Africa, it's in Europe. But all the news starting July when the wheat supply chains were blocked, everybody was worried about Africa. But now the Mediterranean, part of which is made of African countries, is also at a very high risk. And the global food security is also at a high risk. Why? Because we entrusted all our food security to a system that is so fragile that a conflict in one part of the world leads to suffering in terms of access to food in another part of the world. This is not food security. And I want to say that I've been following this subject also from experience, because I have lived in a community that experiences food insecurity for so long. And I understand the subject, but the definition of food security, starting from the definition, eliminates the source of food. This is an omission, an error of omission, because we never thought that we would have situations when the sources of food are blocked and people will suffer elsewhere because of the blockage in this source of food. So we need to redefine food security. We need to talk about the source of this food. We cannot have food security unless we bring local communities to the table. It's a very common practice that diplomatically, when organizations meet, when governments meet, the voice of the communities is missing in these discussions. The diplomatic relationships have always talked about food security, but the change is very, very minimal. And I'm saying this with confidence and with experience. We normally have bilateral discussions between Europe and Africa, between Italy and Libya, Italy, and these diplomatic relationships are very good.
But who is representing the people who are really feeding this planet? Who is representing the people who are going to feed the planet when the global food value chains let us down, like the situation we have right now? We need to have this voice. We need to have the voice of the communities, the voices of the smallholder farmers, and most importantly, in all the diplomatic relationships about food, we need to include the food, to involve the civil society. Even if it's here in Europe, even if it's in Africa, even if it's Latin America, the civil society is doing a lot of work to make sure that communities, local people, the poor people have access to food at all times and have access to nutritional information and nutritional security. We need to work with the civil society. It's not enough governments working with the governments. It's not enough FAO working with governments. It's not enough European Union working with African Union. It's not enough. It's important that these diplomatic or bilateral institutions come down and talk to the civil society and support the civil society in the struggle we have to fundamentally change the situation of food security in the different state, in the different areas. I want to conclude with the policies because time is against me. I have to run to another meeting. Policies. When we discuss policies in the north, in the global north, like here right now in Italy, your policies have a lot of impact on the world outside Italy. Many people are watching what Italy has a very big economy when it comes to food, the steps you're taking. The more you empower the smallholder farmers to feed the communities, to support the local food supply chains, the more we learn from these experiences and the more we take the positive inspiration from this work. The policies discussed at the Global North impact the policies in the Global South and also impact the relationships people have with these bilateral diplomatic relationships which are built between the two large geographical regions of the world. So we have to be careful with the policies, and I always prefer to follow to see the pro-people policies, the pro-community agriculture policies, and also the policies which actually want to address the topic of food security from the grassroots level, from this local level. This is how we can overcome the climate crisis, the food insecurity of the food crisis, which is now cutting across. In Africa, we may have the environmental food insecurity because of the climate change and other problems. But again, there is the economic food insecurity, where people, the food is there, but people cannot afford that food. I will give an example. When the large-scale investments in agriculture increased in 2010 in Africa, the price of food in Africa at the same time started to go up. And the number of hungry people starting from 2010 started going up. So investment policies in agriculture and food security also have a lot to do with how people feed themselves and how people access this food and how people can afford to have good, clean, and fair food at all times. And we need to address the issue of the source of the food that we want to eat. Otherwise, we will not have food security. Thank you so much. And sorry, I have to go. Thank you for coming. Ringraziamo Edward Mukwege e il messaggio che ci ha dato, che era molto importante e veramente interessante, e sul quale lavoreremo poi soprattutto nello sviluppo del nostro rapporto con Slow Food International e Slow Food Italia, che sono degli interlocutori molto importanti. E adesso abbiamo un'altra persona importante collegata, ma che veramente è significativo per noi che ci parli oggi. Abbiamo in collegamento Maurizio Martina. Maurizio Martina è stato uno dei più giovani ministri del nostro governo, ministro dell'agricoltura in Italia, adesso è vice direttore generale della FAO, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite sull'agricoltura al cibo che ospitiamo,
sono sicuro che tutti voi lo sapete, ospitiamo a Roma e vedo Maurizio collegato, lo ringrazio per aver preso il tempo e è per noi importante ascoltare anche il suo messaggio al tavolo. Maurizio, hai la parola. Grazie, grazie Stefano, spero mi sentiate. Un caro saluto a tutti. Perfetto, grazie, un caro saluto a tutti. Grazie Slow Food, grazie Terra Madre, grazie alla Farnesina per questa occasione. Volevo innanzitutto fare cari auguri di buon lavoro a Edward, l'ho ascoltato. Credo che la sua riflessione rispetto alla centralità del protagonismo delle comunità, dei territori, dei cittadini sia assolutamente centrale. Mi piace pensare che il tema per tutti noi sia rafforzare sempre di più lo spazio del multilateralismo, riempendolo di protagonisti che vivono ogni giorno le diverse esperienze dei sistemi alimentari, le diverse condizioni territoriali dei sistemi agricoli e alimentari. E credo che la verità stia nel fatto che noi, tanto più di fronte alle sfide che anche tu Stefano hai rappresentato nella tua introduzione, noi abbiamo bisogno di una maggiore consapevolezza da parte di tutti, abbiamo bisogno di più multilateralismo istituzionale, di più cooperazione tra governi, ma abbiamo anche sicuramente bisogno di più protagonismo dei cittadini e dei territori. E la combinazione di questi fattori rende forte la possibilità di una proposta di cambiamento positivo delle condizioni che stiamo affrontando oggi di grave insicurezza alimentare in tante parti del mondo. Io penso che i governi siano fondamentali, le politiche pubbliche sono decisive, ma devono poggiare sulla consapevolezza, il protagonismo, la cittadinanza di comunità, cittadini, organizzazioni anche del terzo settore, della società civile che insieme alle istituzioni fanno questi passi, compiono questi sforzi, raggiungono questi obiettivi. E l'esperienza del tavolo nazionale sui sistemi alimentari che la Farnesina ha promosso, credo che sia la palese dimostrazione che c'è uno spazio e ci sono strumenti per fare questo lavoro insieme. Penso che il tavolo sia la dimostrazione di un lavoro che supera anche un po' certe rappresentazioni schematiche della divisione dei ruoli, quando in realtà la contaminazione del lavoro comune può essere costruito attraverso strumenti di ascolto, di confronto, di analisi, di proposta, no? Quindi penso che tutto questo naturalmente deve essere rafforzato. La situazione in cui siamo l'hai ben descritta tu, Stefano. Io conosco tanti interlocutori presenti oggi, tanti interlocutori del tavolo. So benissimo che sono attrezzatissimi per comprendere la particolarità del momento che stiamo vivendo, in quell'intreccio micidiale di sfide che noi stiamo affrontando. Sono le sfide legate alle conseguenze di grandi shock come la pandemia, conseguenze economico-sociali che ancora oggi stiamo vivendo. Sono le sfide legate ai conflitti e alle guerre, come è stato detto da Edward, non solo ovviamente la tragica, drammatica guerra in Ucraina, ma tutti i conflitti e tutte le guerre oggi continuano ad essere la principale causa di fame nel mondo. Sono le conseguenze degli effetti immediati, impattanti, che il cambiamento climatico ormai ha portato nel cuore dell'esperienza agricola e alimentare ad ogni latitudine, dal Canada all'India, dal Pakistan a tante aree delicatissime e fragili del continente africano. Covid, conflitti, clima. Noi diciamo spesso sono le tre C della grande questione alimentare che noi stiamo vivendo oggi, della grande questione dell'insicurezza alimentare che noi stiamo vivendo oggi. Proprio pochi giorni fa abbiamo presentato rapporto congiunto delle agenzie delle Nazioni Unite descrivendo la situazione nei 19 hotspot principali in giro per il mondo
dove rischiamo livelli di insicurezza alimentare elevata, dove rischiamo un peggioramento della situazione dell'insicurezza alimentare. E sono realtà complicate, dalla Somalia all'Etiopia, al Kenya, all'Afghanistan, allo Yemen. In queste realtà la combinazione di questi fattori si fa veramente esplosiva. Io voglio solo attirare ancora una volta l'attenzione sul ruolo che l'Italia deve avere, in particolare nell'area mediterranea, per sviluppare, come ha detto bene Stefano, un percorso di diplomazia alimentare che unisca le forze di differenti esperienze. E lo si può fare con un'attività continuativa, che spero ovviamente si intensifichi sempre di più anche nei prossimi mesi. Lo si è fatto in questi mesi, in particolare nel lavoro che abbiamo fatto insieme al G20, è stato giustamente ricordato il dialogo per la sicurezza del Mediterraneo che abbiamo sviluppato insieme a giugno, proprio per cercare di iniziare a lavorare insieme sugli effetti della guerra in Ucraina e sugli impatti di quel conflitto nell'area mediterranea. Tra qualche giorno ci sarà un importantissimo appuntamento a Bari, ospitato dal SIAM. Si farà il secondo dialogo per la sicurezza nel Mediterraneo, per la sicurezza alimentare nel Mediterraneo a dicembre, proprio promosso ancora una volta dalla Farnesina. Ecco, io credo nel ruolo che l'Italia può avere da questo punto di vista come grande paese promotore di una diplomazia alimentare, di una nuova via della cooperazione agricola e alimentare, capace di affrontare alcuni di questi nodi, i nodi del cambiamento climatico e del suo impatto sui sistemi agricoli e alimentari. Ci sono questioni molto concrete, pensate al tema della gestione dell'acqua e a quanta cooperazione è necessaria per promuovere in alcuni contesti progetti operativi, azioni concrete che rendano possibile gestire meglio un bene essenziale, un bene comune cruciale come l'acqua. Pensate alla gestione dei suoli, quanto è importante sviluppare cooperazione tra paesi anche per promuovere buone pratiche di gestione dei suoli, un altro grande bene scarso che noi rischiamo di perdere completamente. Ma io penso anche alla necessità che abbiamo di far arrivare in quei territori più compromessi buoni strumenti finanziari per sostenere innanzitutto chi vive di agricoltura, le famiglie e le tante esperienze piccole e medie fatte di agricoltori, pescatori, allevatori che hanno bisogno di reti di protezione, di assistenza che in qualche modo aiutino queste esperienze a traguardarsi nel futuro. E anche lì sono cose molto concrete, dalla distribuzione di buone sementi alla distribuzione di buoni vaccini per gli animali, dall'implementazione anche di tecnologie e di innovazioni al servizio di queste esperienze per produrre meglio consumando meno, per gestire gli impatti del cambiamento climatico quando questo significa, ad esempio, fare i conti con siccità strutturali, non straordinarie, ormai strutturali in alcuni paesi. E allora devi cambiare la tipologia di colture, devi affrontare quel cambiamento anche provando ad adattare le esperienze agricole, e serve implementare dal basso questi strumenti. La FAO cerca di fare questo lavoro tutti i giorni ovunque nel mondo e ha bisogno dell'apporto di paesi consapevoli come l'Italia, ha bisogno del protagonismo di tante associazioni che sono presenti anche qui questa mattina e che fanno il tavolo nazionale sui sistemi alimentari, che con noi scambiano queste buone pratiche, alimentano questa cooperazione virtuosa per fare in modo che le cose che funzionano in alcune parti del mondo possano essere trasferite anche dove ci sono nuovi bisogni. Questa è la cooperazione. E mai come oggi abbiamo bisogno di fare insieme questo lavoro. E ancora una volta voglio sottolineare il ruolo che il nostro paese ha. È vero, diceva Stefano, noi non siamo un grande paese di quelli che ha quantità imponenti per essere definito grande paese.
però abbiamo un saper fare potente sui sistemi agricoli, alimentari, sulle esperienze anche ambientali. Abbiamo tante buone sperimentazioni che possono essere messe al servizio di questo lavoro globale, e questo è il nostro ruolo, questa è la nostra funzione. Credo molto in questa specificità italiana, e sono convinto che anche in questi giorni a Torino possa emergere questa specificità italiana. Non è un caso che Slow Food sia nata qui, non è un caso che ci sia stata questa intuizione proprio sulle nostre terre, proprio a partire dall'esperienza italiana. Ecco, noi dobbiamo avere la forza di tenere insieme tutti questi soggetti di buona volontà che colgono la centralità di questi temi e sanno che attorno al futuro delle esperienze agricole, alimentari e ambientali passa anche il tema della pace e della cooperazione. Mai come oggi noi capiamo che pace e fame nel mondo sono legate intimamente. Non ci può essere vera lotta alla fame senza la pace, non ci può essere pace se non si risolve alla radice il grande tema della malnutrizione e della fame nel mondo. Le due cose si tengono, e credo che questa consapevolezza noi la dobbiamo avere molto chiara oggi più che mai in un tempo complicato come quello che stiamo vivendo. Grazie, buon lavoro. Grazie Maurizio, grazie per il tuo intervento. Passiamo velocemente alla seconda parte di questo incontro, con una serie di interventi che chiedo essere assolutamente brevi, tra 3-4 minuti, e passo, abbiamo in collegamento Biagio Di Terlizzi, che è il direttore aggiunto dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari. Come avete visto nella presentazione, noi la prossima settimana incontriamo tutti i paesi del Mediterraneo per discutere che progetti andiamo a realizzare insieme. Lo facciamo con una serie di organizzazioni partner. Tra queste organizzazioni è stata creata proprio nel sud d'Italia, diverse decine di anni fa, una realtà che si chiama l'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, che ci aiuta a lavorare con tutti i paesi del Mediterraneo. Molti, tante cose, dei direttori generali dell'agricoltura o dei ministri dell'agricoltura dei paesi mediterranei hanno studiato a Bari in questa organizzazione. Quindi anche questa è diplomazia alimentare da parte dell'Italia. E quindi velocemente passo la parola a Biagio, che ci illustra in pochi minuti questo evento che avrà luogo la prossima settimana proprio sulla dieta mediterranea e che noi ospiteremo in Italia. Come comunicazione di servizio vi chiedo a tutti di usare le cuffiette, di mettervi le cuffiette, perché come avete visto dobbiamo un attimo abbassare qua, e se no i signori che hanno l'evento dall'altra parte non sentono niente, bisogna fare tutte le cose col massimo rispetto, quindi tutti coloro che hanno la cuffia li invito di metterla, se no chi le vuole ovviamente sono qua a disposizione, in modo che riuscite a sentire meglio, perché bisogna abbassare per non disturbare anche gli altri eventi. Biagio, spero che sei collegato, e ti passo la parola per una veloce illustrazione di questa conferenza che andiamo a organizzare anche col supporto delle cose del Ministero Affari Esteri a Bari nel vostro istituto la prossima settimana. Hai la parola. Grazie Ministro, e grazie anche qui a Slow Food per aver voluto invitarci qui a dire così un piccolo quindi annuncio sull'evento della prossima settimana, e saluto anche tutti gli altri quindi esperti e amici che sono lì presenti. Bene, la settimana prossima si organizza la terza conferenza mondiale sulla rivitalizzazione quindi della dieta mediterranea. È un evento quindi che permette quindi di consolidare quanto già svolto quindi nel 2015-16 a Milano in un primo momento, e anche poi successivamente con un secondo quindi evento che si è tenuto a Palermo nel 2019. È un'iniziativa, prima come veniva qui anche accennato, organizzato con altri due organismi internazionali, quindi dove quindi si ritrova il concetto del multilaterale, quindi sia quindi con la FAO che con anche quindi l'Unione per il Mediterraneo. E l'iniziativa è pensata, è stata quindi strutturata all'interno delle celebrazioni di 60 anni quindi della nostra organizzazione. E dal 1962 si formano quindi dei quadri quindi che chiedono quindi adesso quindi di, o da tempo quindi, di poter collaborare e lavorare con
il sistema quindi Italia, ancora quindi di più con il sistema quindi che permetta quindi uno sviluppo locale delle diverse filiere. Alla manifestazione, quindi alla conferenza, partecipano due ministri dell'agricoltura che hanno molto a cuore quindi la problematica, sia il ministro dell'agricoltura del Marocco che quello quindi della Tunisia. Ecco, sia il ministro Sadiki che Hamza. Nel guardare qui insieme la conferenza, perché questa conferenza? Un po' per le sfide che prima diceva quindi il vice direttore qui di Martina, che sono tante, quella ambientale, economica e quella quindi sociale, e le altre che si sono quindi aggiunte recentemente nell'ambito quindi di questo ultimo anno, che sono ulteriormente quindi rafforzate anche da quello che i cambiamenti climatici ci stanno quindi imponendo. Alla conferenza, la conferenza è strutturata in 21 quindi sessioni, molti quindi di voi saranno anche presenti, ci saranno 8 side event e 240 partecipanti. Di questi 170 vengono dal mondo della ricerca, sono quindi sono comunque esperti quindi di comunità quindi scientifiche, persone comunque che possano, provenendo da numerosi paesi, ci si aspetta circa una trentina di paesi che saranno quindi presenti, che hanno la possibilità di guardare quindi alla dieta come un modello alimentare quindi sostenibile, e che possano nella riflessione quindi insieme portare quindi a cambiare quindi o tendere a cambiare quindi una rotta, individuare quindi delle strategie, dei programmi, quindi delle azioni, e come quindi contenere quindi la riduzione quindi della biodiversità, come contrastare il cambiamento climatico. Insomma, questi due giorni quindi e mezzo saranno un momento di riflessione quindi su possibili quindi soluzioni, come ulteriormente quindi sostenere il mondo della ricerca, che è uno dei quattro punti che è emerso durante quindi l'incontro del dialogo ministeriale di giugno, e come anche creare questa forma quindi di dialogo che possa nel tempo restare, organizzarsi come un forum permanente. Su questi aspetti noi cercheremo anche di portare dei contributi che sono raccolti dal terreno attraverso quindi un progetto quindi MEDAITE dello stesso quindi Ministero quindi degli Esteri, che insieme con il MIFA stanno comunque patrocinando quindi l'organizzazione di questa conferenza, in cui vogliamo quindi rilevare quali sono quindi il paniere alimentare, come sta cambiando in 17 quindi paesi dell'area dei Balcani, del Medio Oriente e anche quindi del Maghreb. Molti di questi cambiamenti di questo quindi paniere nascono proprio perché si è persa quindi la possibilità quindi di potersi alimentare attraverso delle varietà, attraverso quindi delle filiere locali. Quindi questa percezione, che poi quindi viene testimoniata da dati quindi raccolti, saranno anche quindi un momento quindi di confronto durante la conferenza. Quindi di nuovo quindi grazie, e vi aspettiamo a Bari, sicuro quindi che sarà quindi un momento di rafforzamento all'interno di quei percorsi che tu stesso Ministro ha indicato fino quindi al 2 quindi dicembre, con un terzo dialogo mediterraneo. Grazie mille Biagio, grazie. Io non so se c'ho il microfono, mi funziona, sono proprio io, l'avete abbassato di parecchio, ok, grazie mille, grazie Biagio. Giusto per, siccome ci sono molti giovani studenti qua, vorrei precisare una cosa: quando mi chiamano ministro, io non sono un ministro del governo italiano, come potete immaginarvi, ma in carriera diplomatica come in quella militare ci sono i gradi, quindi come ci sono i generali, i colonnelli, i capitani, eccetera, in carriera diplomatica ci sono i gradi, io ho un grado con un nome che risale all'Ottocento, che è quello di ministro plenipotenziario. Ancora si usano questi stessi gradi, che uno comincia quando entra segretario di delegazione, consigliere di delegazione, consigliere di ambasciata, ministro plenipotenziario, poi l'ultimo grado assoluto è quello di ambasciatore di grado, giusto perché così vedo ogni tanto qualcuno che guarda e dice questo che cosa fa. E, dopodiché mi chiamo Stefano, che è la cosa migliore, più
veloce. Allora, i prossimi interventi che io sfido tutti a tenerli tra 3 e 4 minuti, se no annuncio che intervengo pesantemente col martello, io mi permetterei di invitare 3 dei prossimi intervenuti che sono qua fisicamente presenti a accomodarsi qua insieme con me, e lo faccio a sorpresa, non l'ho neanche detto prima, quindi tenetevi pronti. Vorrei invitare Andrea Segre, ex rettore dell'Università di Bologna, professore dell'Università di Bologna, adesso leggo questa bellissima cosa, lunghissima, che mi hanno fatto... fondatore di Last Minute Market, direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International della campagna Spreco Zero, e mi fermo là perché ce ne sono altre 77, ma uno dei nostri massimi esperti italiani, in particolare sulla sul tema dello spreco alimentare, che è una delle grandissime sfide oggi, che sentiremo tra poco in 4 minuti di parlarci anche di un tema che io ho chiesto a loro di cercare di sviluppare, cioè ma qual è l'impatto da noi di questo, dei conflitti in generale, della guerra in Ucraina che oggi vediamo anche per noi in Italia, che ovviamente siamo messi meglio di altri paesi, ma abbiamo tantissime cose da fare e stiamo risentendo anche noi di questa cosa. Invito anche Giame Berti della Scuola Sant'Anna di Pisa, che coordina il gruppo di lavoro sui sistemi delle politiche locali del cibo, del tavolo a sedersi, e poi, last but not least, vedo che non è preparata, Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, che la invito a sedersi qua con noi, a cui gli chiedo di intervenire in conclusione poi del nostro sistema per parlarci di altre cose, di un'importantissima iniziativa internazionale che Milano porta avanti, che è il Milan Urban Food Policy Pact, ma la vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, rappresenta la città di Milano nel tavolo, perché noi abbiamo incominciato a invitare anche territori a essere presenti, hanno recentemente aderito il Comune di Milano, che è estremamente attivo in questo settore, e anche la Regione Siciliana, che è un'altra realtà importante per la cultura del cibo italiana. Allora, adesso passo la parola velocemente ad Andrea Segre, gli chiedo in 4 minuti di parlarci. Grazie Stefano, 4 minuti partono adesso. Intanto mi hai dato così un ruolo, anch'io ex rettore, ecco, no, non sono ambasciatore, sono ministro, ho fatto il preside comunque, insomma, della facoltà di agraria, dei Balcani vorrei dire in termini di ruolo. Vado sul nostro gruppo di lavoro perdite, spreco, dieta mediterranea, eccedenze, e in realtà è una comunità, facciamo riferimento al caso dell'Italia. E lavoriamo in un modo partecipato, abbiamo iniziato l'anno scorso e io ho lanciato una sorta di chiamata: qual è l'impatto a livello nazionale nei vari, diciamo, comparti, e anche quello, diciamo, della comunità dei contadini. Noi in realtà li chiamiamo imprenditori agricoli, peraltro sono stati i primi a rispondere, dove si capisce che l'effetto guerra, pandemia, siccità, quindi cambiamenti climatici, ha avuto, diciamo, un impatto, sta avendo molto forte in termini proprio di preoccupazioni. Sono stati i primi a rispondermi. Certamente viene messa in discussione tutto il quadro della politica agricola comune, in qualche modo quello che è stato il percorso che ha fatto crescere anche l'agricoltura italiana, e una dei temi che vengono fuori è quello di provare a mettere, diciamo, a cultura tutto quello che in qualche modo potrebbe essere utile per raggiungere un'autosufficienza, il che è impossibile perché servirebbero, per dirvi, qualcosa come 3,5 milioni di ettari se davvero volessimo sostituire tutta, diciamo, la produzione che ci manca per effetto guerra, per effetto siccità, per effetto pandemia. Quindi relazioni internazionali ancora forti, diplomazia alimentare in un quadro internazionale dove mettiamo assieme dei pezzi di rapporti di altre comunità, quella scientifica, quella tecnica, quella anche agricola dal nostro punto di vista. Uno dei temi che è venuto fuori è innovazione, ricerca per essere più resilienti e fare di più con meno, a partire da quelle che sono le nuove biotecnologie in campo agricolo, emerso in modo molto forte, l'agricoltura di precisione, l'agroecologia, che è un tema che credo qui a Slow Food sia molto importante, i bacini irrigui. Ma un urlo, come posso dire, molto forte dal mondo agricolo italiano, ha risposto tutto immediatamente, tutte le associazioni, viene
dal controllare tutto quel mondo, diciamo, di concorrenza sleale e di speculazioni che avvengono a livello internazionale, a livello locale, a partire da questa oscillazione che talvolta non si riesce a capire dei prezzi. Passiamo alla parte successiva della filiera, mi concentro sullo spreco, lo spreco domestico e lo spreco extra domestico, e cioè diciamo quella parte della nostra filiera dove peraltro è molto difficile intervenire col recupero a fini solidali dell'eccedenza, delle eccedenze che si determinano. Farò un cenno poi sulla povertà alimentare. Cosa sta succedendo? Abbiamo un osservatorio, presenteremo adesso i dati internazionali sullo spreco domestico. C'è un chiaro declino a livello globale dello spreco domestico in termini di quantità e segue parallelamente il calo dei consumi. Però non c'è una correlazione diretta, uno si aspetta diminuiscono i consumi, diminuiamo gli sprechi. In realtà gli sprechi oscillano e una delle ragioni che stiamo esaminando è perché si va verso, diremmo così, una alimentazione di minore qualità. Questo vale per l'Italia, vale anche per gli altri paesi, andando verso un costo della caloria sempre più basso che ovviamente ha un impatto, il nostro gruppo si declina alla fine proprio come dieta mediterranea, esempio globale di dieta sana e sostenibile. Quindi c'è un tema non solo di povertà alimentare, di malnutrizione per difetto, ma anche di malnutrizione per eccesso, con un impatto evidentemente sulla salute. È un riflesso molto importante che viene da questa filiera, che è un taglio verticale, anche la crisi che sta vivendo la ristorazione collettiva, pensate alle mense scolastiche con l'incremento dei prezzi e quella commerciale. Chiudo perché sono ai 4 minuti ed è la mia sintesi. Questo impatto, diremmo così, di una malnutrizione per eccesso con una caloria che ha un costo così basso, si può misurare in termini di spreco, lo spreco calorico e lo spreco metabolico, quindi il tema del valore del cibo a partire dall'educazione alimentare diventa ancora più forte in un sistema che è sempre meno resiliente, che sostiene dei costi sanitari e che naturalmente da questi eccessi in alto e in basso, da qui l'esigenza di un equilibrio che si chiama come? Dieta mediterranea. Investiamo su questo e tutta la filiera che lo sta chiedendo, e credo che sia un buon esempio non soltanto per l'Italia ma anche per il mondo, come dicevi tu Stefano. Grazie. Grazie mille Andrea. Come vedete i professori possono essere anche efficaci, chiari e sintetici, quindi abbiamo scoperto una cosa che non sapevate, e invece è così. E passando da professori a professori, adesso abbiamo collegato in remoto il professor Angelo Riccaboni, che oltre a essere stato ex rettore quindi dell'Università di Siena, buongiorno Angelo, lui sì, quindi adesso così, è attualmente dirige il Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, che è un laboratorio proprio sull'innovazione anche nel settore del cibo, ma soprattutto dirige la Fondazione Prima, che è una fondazione che è dotata di diversi centinaia di milioni di euro di finanziamenti europei per promuovere progetti proprio di innovazione nell'area del Mediterraneo. Professor Riccaboni, anche a te la sfida dei 4 minuti. Prego, hai la parola. Grazie, buongiorno a tutti, mi scuso per non essere con voi, sono purtroppo in una iniziativa sui temi del PNRR e non potevo non esserci. Ringrazio Slow Food, la Farnesina e l'ambasciatore Gatti per l'invito, e innanzitutto ringrazio l'ambasciatore proprio per aver organizzato questo gruppo di lavoro sulle imprese, perché in questo gruppo di lavoro, dentro al tavolo nazionale sui sistemi alimentari, di questo gruppo fanno parte rappresentanti di tutte le associazioni, ripeto, di tutte le associazioni, sia per quanto riguarda la produzione che la trasformazione, la distribuzione e anche le cooperative. E inoltre ci sono presenti anche i rappresentanti delle più importanti aziende agroalimentari italiane. Quindi grazie a questo gruppo di lavoro, grazie al tavolo, riusciamo a portare anche quello che è il pensiero, il contributo, le esigenze delle imprese nella conversazione globale su un tema sempre più importante come appunto la sicurezza agroalimentare.
In questo tavolo, in questo gruppo di lavoro abbiamo già raggiunto dei risultati importanti, per esempio abbiamo condiviso un documento sugli impegni delle imprese agroalimentari con riferimento all'attuazione dei principi della sostenibilità, abbiamo raccolto buone pratiche, stiamo lavorando su dei meccanismi di valutazione della sostenibilità delle imprese agroalimentari. Giustamente l'inviato speciale per la sicurezza alimentare, ambasciatore Gatti, ci sta dicendo qual è l'effetto, le conseguenze della crisi in Ucraina. Come ha già detto poi emesso da tutti i relatori, sicuramente questa situazione va appesantire un momento che è già difficile, quindi ci sono delle forti preoccupazioni dalle imprese agricole e alimentari che sono certamente in difficoltà, perché a quelle che sono le criticità tradizionali che abbiamo purtroppo nel settore da tempo si sono sommate questi altri aspetti, e quindi a fianco delle difficoltà tipiche di accesso ai mercati, di accesso all'ecosistema di innovazione, ma anche temi legati all'impatto del cambiamento climatico e le nuove esigenze anche dei consumatori e anche della distribuzione, che pongono anche delle sfide per i nostri produttori, abbiamo adesso questioni legate alla provvigionamento di derrate, ai costi dell'energia, ai costi degli input, e tutto questo va inevitabilmente a impattare sulla redditività. Allora, cosa dobbiamo fare e cosa vogliamo fare? Innanzitutto dobbiamo dire che oltre a questo un'altra preoccupazione, proprio in linea con quello che diceva prima Mukhibi, noi dobbiamo far sì che le nostre filiere e la presenza delle piccole e medie imprese sia rafforzata, e questo significa sicuramente anche far sì che alcune dinamiche a livello internazionale sull'impatto della sostenibilità sulle aziende siano confrontate e siano anche attenuati gli effetti. Penso a tutto il dibattito sul Nutri-Score, quindi su come si misura l'impatto sulla salute delle produzioni agroalimentari, ma anche l'impatto sull'ambiente, quindi la conversazione che si sta avendo a livello europeo sull'Eco-Score, ma anche il tema di quello che le aziende di credito stanno chiedendo e chiederanno alle imprese, perché per fare i propri investimenti le banche chiederanno sempre di più informazioni sulla sostenibilità delle imprese che agroalimentari, che essendo piccole possono essere in difficoltà. Quindi questi sono tutti temi che hanno bisogno di un supporto. Il supporto certamente deriva anche dal tema della ricerca e dell'innovazione. Quindi quello che è cambiato, lo posso dire perché sono anni che ci occupiamo di questi argomenti, c'è da parte delle imprese un atteggiamento diverso verso la ricerca e l'innovazione. Si capisce che la ricerca e l'innovazione può essere determinante. Quindi noi dobbiamo cogliere questo momento e dare un supporto alle aziende perché questi aspetti diventino poi comportamenti concreti. E lo dico perché faccio l'esempio di tutto il dibattito sull'energia, che vede decine e decine di aziende che ci chiedono, che domandano, che cercano di capire come investire su energie alternative, su nuovi strumenti per essere più efficienti. Questo è un grande segnale. Chiudo perché sennò giustamente Stefano mi riprende. Quindi l'innovazione, dobbiamo supportare l'accesso delle piccole e medie imprese all'ecosistema dell'innovazione, innovazione tecnologica, culturale, ma anche nelle nuove specie, ma anche organizzativa. E abbiamo una grande opportunità, chiudo in positivo, perché abbiamo il PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che destina a questi temi moltissime risorse. Quindi credo che il tavolo nazionale sui sistemi alimentari, il nostro gruppo, può contribuire a mettere insieme il mondo dell'impresa e il mondo della ricerca e dell'innovazione. Agritech è un centro nazionale dedicato proprio all'innovazione su questi temi, con un budget di 320 milioni. Abbiamo cominciato a mettere insieme questi due mondi, anche grazie a quello che fa il MAECI, a Farnesina riusciremo sicuramente a trovare dei risultati importanti. Chiudo in linea con i tempi. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a professor Riccaboni, che dirige quindi uno dei nostri gruppi di lavoro. Adesso abbiamo, sempre con la sfida dei 4 minuti, con sguardo torvo da parte mia, un altro dei nostri coordinatori dei tavoli, Jaime Berti, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che coordina il gruppo di lavoro su sistemi e politiche locali del cibo. Jaime. Ok, grazie, cercherò di stare nei 4 minuti. Il gruppo di lavoro si chiama appunto Sistemi e Politiche Locali del Cibo, e si lega molto alla questione dell'impatto della guerra sulle filiere
agroalimentare, perché il presidente di Slow Food ha sollevato la questione della sicurezza alimentare. Il 34% del grano del mondo viene dalla Russia e Ucraina. Pensate che il 72% dell'olio di girasole e i mangimi provengono da quell'area, i fertilizzanti provengono da quell'area, e quindi potete immaginare l'impatto che ha sul sistema alimentare. E pensate che i prezzi sono più alti del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo fa sì che esiste un problema di sicurezza alimentare. Il problema è come si approccia alla sicurezza alimentare. Ora, ci sono due approcci. Uno è quello del sovranismo alimentare. Il sovranismo alimentare è un pacchetto che praticamente propone una sorta di autarchia alimentare. Il professor Segre prima ha spiegato che questa cosa non è possibile, collegata allo stesso modello industriale, monoculturale. C'è chi ha chiesto di levare il pacchetto farm to fork, cioè la riduzione degli agrofarmaci, la riduzione dei fertilizzanti, mantenimento per la sicurezza alimentare lo stesso, diciamo, modello industriale che è la causa dei cambiamenti climatici, che è la causa della povertà alimentare. Questo è il sovranismo alimentare, che si associa a una chiusura verso l'esterno. L'altro invece c'è un approccio, che è quello che noi chiamiamo dei sistemi territoriali, che invece di porre confini apre un orizzonte, che è quello della diversità dei sistemi agroalimentari locali, che sono controllati dalle comunità locali. L'Italia è un esempio perfetto di questo. Noi siamo il più grande produttore al mondo di prodotti tipici. La nostra dieta è espressione della diversità dei sistemi agroalimentari, e il tema della sicurezza alimentare è il tema della resilienza, cioè il sistema così industriale non riesce a rispondere agli shock, mentre si ha la necessità di sviluppare nuovi modelli. 4 punti veloce: produzione, centralità delle piccole aziende agricole, agroecologia e multifunzionalità, filiere. Il Covid è stato drammatico, ma ha portato all'utilizzo delle tecnologie digitali. Si possono costruire piattaforme di filiera corta. Quindi, diciamo, anche dagli shock, dagli momenti di crisi, si può venire fuori attraverso l'innovazione. E quindi, diciamo, riterritorializzare le filiere, e qui è un ruolo fondamentale delle città. Non esistono politiche integrate del cibo. Prima ne parlava Martina, la necessità dalla farm to fork, mettere insieme tutti i settori. Non esistono politiche europee così, non esistono politiche nazionali così, esistono politiche locali così. C'è la food policy di Milano, c'è la food policy di Livorno, anche le piccole città stanno sviluppando questo. È un approccio, diciamo, integrato alle politiche, legato alla riconnessione città-campagna. Le mense giocano da questo punto di vista un ruolo fondamentale. Problema del consumo. Sono importanti le policy perché? Perché il cibo è un diritto, non è una merce, e quindi vi è la necessità di garantire il diritto al cibo a tutti, e quindi c'è la necessità di ripoliticizzare il cibo. Questo non vuol dire che lo Stato deve fare tutto, ma vi è la necessità di politiche che indirizzino i sistemi alimentari. E diciamo, dal punto di vista del consumo esistono questioni molto importanti. Una, che riguarda anche lo spreco, è quello dell'educazione alimentare. Cioè, il problema è quello di essere di sviluppare dei cittadini consapevoli, ma anche di renderli nelle condizioni di agire scelte di consumo consapevoli. Per cui l'educazione alimentare, l'informazione, per esempio l'etichettatura è una cosa importantissima. Se non ci sono informazioni sulle etichette, quale cibo, come faccio io a scegliere il cibo? E poi capacitare, cioè vuol dire diciamo, fare politiche che mettano nelle condizioni di poter agire una scelta di consumo. A me piace il cibo locale e il cibo sostenibile, ma dove lo trovo? A che prezzo? Perché si sostiene la dieta mediterranea, ma la dieta mediterranea è costosa. E vi do un dato:
il 10% della popolazione europea non riesce ad avere un pasto dignitoso al giorno. La percentuale italiana è il 15%. Cioè, il problema della povertà alimentare non è solo un problema dell'Africa o dei paesi in via di sviluppo, è un problema che abbiamo in casa. E quindi, diciamo, dal punto di vista dei sistemi e delle politiche locali del cibo, è vero che il mercato fallisce perché ha una logica di massimizzazione del profitto nel breve periodo, però sono necessarie delle politiche sociali, ad esempio anche qui l'esempio degli hub di quartiere di Milano con un grosso investimento pubblico, per esempio, sono un esempio di come sono necessarie le politiche. E questo è welfare di comunità. Le risposte le stiamo trovando a livello territoriale. Crisi globale, filiere corte. Crisi del welfare di comunità a livello locale. Quindi consideriamo veramente la valorizzazione dei sistemi locali e delle politiche locali del cibo come un asse fondamentale per rispondere a questi shock internazionali. Grazie mille. Grazie, grazie Jaime. Come vedete, oggi vediamo anche che i professori parlano in maniera chiara e riescono a spiegarci bene i diversi problemi. Ringrazio tutti i nostri coordinatori, i gruppi di lavoro, per l'incredibile lavoro che stanno facendo. E proprio per i gruppi di lavoro che abbiamo, ci avviamo agli ultimi interventi di questo evento, noi abbiamo chiesto al nostro gruppo di lavoro sulla zootecnia. Vi ricordate che dicevo prima che noi abbiamo un settore dell'allevamento, della zootecnia molto importante in Italia, di fare un'analisi, una discussione per spiegarci, ma anche sul settore dell'allevamento, questa situazione del conflitto in Ucraina, che tipo di impatto sta avendo, perché guardate che quello che si produce sono anche ovviamente, per esempio, i mangimi per gli animali, quanto questo sia estremamente importante. Quindi ho il piacere di dare la parola per un collegamento digitale a Lea Pallaroni, che è segretario generale dell'Associazione Nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici. Quindi abbiamo questo settore importantissimo e gli do la parola per spiegarci in termini molto semplici, perché abbiamo molti giovani qua oggi presenti e soprattutto in 4 minuti, che è la sfida fondamentale di questo evento, proprio come nel settore zootecnico che tipo di impatto ha avuto e come sta reagendo a questa crisi alimentare. Prego, dottoressa Pallaroni, c'è la parola. E velocemente porto un saluto del professor Morelli, che è il coordinatore del nostro tavolo. Prego di mandare la regia alla presentazione. Il tavolo, in realtà l'obiettivo principale in questo momento è quello di implementare le indicazioni del nuovo documento FAO, potete andare avanti con la slide, e quindi di guardare la nostra filiera zootecnica, l'impatto ambientale non solo per unità di prodotto ma per unità funzionale, quindi andare a vedere e collegare l'impatto ambientale con quello che è il valore nutrizionale dei singoli alimenti. Slide successiva, noi nel nostro tavolo stiamo analizzando la filiera latte e quindi svilupperemo dati nazionali e un riferimento appunto sull'unità funzionale fino, diciamo, alla stalla. Questa slide velocemente era per dire, quando noi parliamo di filiera abbiamo in mente gli operatori e il prodotto. In realtà abbiamo una serie di input produttivi che ogni tanto ci sfuggono, e forse la situazione di emergenza sanitaria ci ha messo in evidenza. Quando parliamo del latte dobbiamo partire come filiera dalle sementi al packaging alla distribuzione, quindi una serie di input produttivi molto importanti. Slide successiva, io come mangimista faccio il focus soprattutto sull'approvvigionamento. Questo è per darvi un'idea di quelli che sono i nostri approvvigionamenti. Abbiamo una grande carenza, quindi come tutto il sistema agroalimentare noi importiamo dal 55 al 60% di materie prime. E quello che vorrei condividere con voi è il caso mais, proprio perché il mais è stato storicamente la materia principe della nostra produzione zootecnica. Fino al 2006 eravamo autosufficienti, come vedete da questi dati, dal 2006 al 2020 abbiamo dimezzato la superficie produttiva. Se parlare di ettari magari non è consono, non riusciamo a capire, praticamente in 15 anni abbiamo perso l'intera regione Liguria piantata mais, e questo ci dà l'idea di come la nostra zootecnia abbia perso quella che è la principale fonte energetica e di carboidrati per i nostri animali. Dai dati vedete abbiamo una sostanziale carenza anche di fonti proteiche, quindi di farina di soia.
È evidente, e forse questo è il primo punto che bisogna, su cui dobbiamo convenire tutti, che noi non riusciamo a aumentare la nostra superficie agricola di 3 milioni e mezzo di ettari, che sono un 30% in più di quelli che abbiamo. No? Quindi, sapendo che abbiamo una carenza, noi dobbiamo ottimizzare, mettere in campo le innovazioni, quindi dalla genetica, ma anche abbiamo nominato il problema della gestione dell'acqua a livello mondiale con Martina, ma in realtà è un problema che abbiamo anche noi. Passo alla slide successiva per farvi vedere un po', vediamoli, no, questi input produttivi, li hanno già nominati chi ha parlato prima di noi, però questo è per darvi proprio un'idea del trend di quanto sono aumentati. I fertilizzanti, che sono fondamentali per tutte le nostre colture, siamo intorno a un più 200% minimo, abbiamo sopra fonti azotate, sotto fonti fosfati, le materie prime, anche queste sono intorno al 200%, con punte particolari, però il fattore che in questo momento sta mettendo in crisi tutta la produzione, dalla mangimistica ma anche in campo gli allevatori e tutta la trasformazione, sono gas ed energia, dove abbiamo aumenti fino al 2000%, aumenti che di fatto ci mettono in una situazione di erodere non solo tutta quella che è un eventuale guadagno e marginalità, ma mette proprio in dubbio la stabilità della filiera. E quindi, come conclusioni nella prossima slide, da una parte, proprio perché la comunicazione spesso va a demonizzare quello che importiamo, è prendere tutti atto che sì, possiamo migliorare e valorizzare la nostra produzione nazionale, ma dobbiamo e siamo dipendenti da almeno un 60% dall'estero, dobbiamo migliorare in modo tale da essere più efficienti e ridurre, anch'io non parlerei di sovranità alimentare, ma dobbiamo garantire una feed security maggiore. Come operatori del settore, l'Europa ha smantellato qualsiasi sistema di riserva. L'Europa ha una riserva del 10% del fabbisogno annuo. Questo vuol dire che rispetto ad altri paesi che hanno scorte funzionali per periodi molto più ampi, noi siamo in un vero periodo di difficoltà di food security nel momento in cui ci sono delle condizioni geopolitiche che bloccano l'arrivo delle materie prime. E non vi nascondo che noi a marzo abbiamo avuto mangimifici chiusi perché non riuscivamo a far arrivare il mais dal Mar Nero. E quindi questa è un po' la situazione, l'importanza della programmazione, innovazione, diciamo una strategia anche a livello nazionale, ma vedo che abbiamo nominato più o meno tutti gli stessi punti, quindi dovremo riuscire a fare un programma specifico. Grazie. Grazie. Grazie mille, dottoressa Pallaroni, segretario generale dell'Associazione Nazionale dei Produttori di Alimenti Zootecnici, per questa interessantissima presentazione che, lo dico anche per tutti i ragazzi qua presenti, ci fa vedere una cosa: noi dipendiamo dall'estero per molto il nostro cibo, quindi siamo un grande paese produttore di cibo, ma abbiamo anche una grande dipendenza dall'estero su alcune derrate alimentari. Vedete il mais, per la metà del mais che è necessario in Italia noi dobbiamo importarlo dall'estero, e così per altri importanti settori. E quindi di qua poi l'impatto di tutti questi shock che avvengono nel settore alimentare è veramente fondamentale. Passiamo agli ultimi tre interventi. Intanto saluto qua Barbara Nappini, che è la presidente di Slow Food Italia, a cui chiederò di chiudere con il suo intervento questo nostro evento odierno. E quindi io mi scuso poi con tutti i membri del gruppo di lavoro che sono collegati via informatica, che sono molti. Avremo un dibattito più ampio, l'ultima riunione del tavolo di lavoro è durata 3 ore, ragazzi, quindi ovviamente mi immagino che sia un po' troppo lungo per voi. Avremo un dibattito più ampio su questi temi con tutti gli interventi alla prossima riunione del gruppo di lavoro, quindi mi sono impegnato di chiudere entro un'ora e mezza questo evento e vorrei farlo, però abbiamo il piacere oggi di avere qua Anna Scavuzzo, che è il vice sindaco di Milano. Milano non solo è Milano, quindi non devo presentarla io, la città di Milano nel nostro panorama, ma soprattutto è una delle città più attive e avanzate sul tema delle food policy locali e lavora, diciamo, anche sulla diplomazia alimentare nel mondo, guidando questa incredibile coalizione che si chiama Milano Urban Food Policy Pact delle grandi città nel mondo sulle food policy locali. E la invito a fare il suo intervento, sempre la regola dei 4 minuti.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. In realtà i miei 4 minuti spero che vi facciano venire voglia di andare a cercare dell'altro che racconta di questa esperienza che stiamo condividendo ormai da tanti anni con città un po' in tutto il mondo. Evidentemente c'è una consapevolezza, e cioè che tutti abbiamo bisogno di occuparci di cibo, perché non c'è città nella quale una riflessione sul cibo non racconti della vita quotidiana di ciascuno di noi. Se per un momento pensate al vostro rapporto con il cibo e non soltanto a quello che vi piace mangiare o quali sono i vostri piatti preferiti, ma a qual è l'idea che avete legata al cibo, dove si produce, che tipo di prodotti sono tipici della vostra terra, ma anche quali sono i cibi più sani, quelli che invece sapete vi fanno male, ma vi mangiate lo stesso, e quali sono le occasioni che voi avete per prestare attenzione a quello che mangiate, a quello che sprecate, a quello che decidete anche di mettere nel paniere se costa un pochino di più o un pochino di meno, e capire un po' che tipo di rapporto ciascuno di noi ha con il cibo. Perché parto da qua? Perché nelle riflessioni che noi abbiamo ascoltato e condiviso, evidentemente c'è una visione di insieme, c'è una riflessione globale su tutti quelli che sono gli attori fondamentali in un sistema che è un sistema integrato, coinvolge appunto tutto il mondo. Si parla di economia, si parla di produzione, di logistica, di flussi, si parla di terra, si parla di semi, si parla di acqua, di siccità, e potrei andare avanti. Ecco, evidentemente questi però non sono temi solo per addetti ai lavori o per persone che hanno responsabilità su quelle che sono delle scelte globali lontane da noi, hanno una ricaduta, come vi dicevo prima, nel nostro quotidiano. Allora, il livello delle città intanto è un livello di comunità, perché le città sono formate da noi, ed evidentemente la possibilità di interagire su questi temi anche a livello locale intanto ci restituisce una responsabilità, perché anche noi possiamo dare un contributo. Le scelte che noi facciamo insieme, insieme come singoli cittadini, come associazioni, come istituzioni, come comuni, come regioni e poi come governo, ci riportano a quella dimensione globale. E quindi evidentemente il fatto di averne consapevolezza, cioè di capire che cosa sta succedendo e di scegliere di stare dalla parte di chi sta lavorando perché il mondo sia più giusto, perché il cibo sia più giusto, e perché affermare che il cibo è un diritto non sia solamente una frase che leggiamo nei libri o negli articoli di giornale. Ecco, restituire alle comunità centralità significa riportare questo dibattito nel qui e nell'ora. Abbiamo parlato di mense scolastiche, abbiamo parlato di filiera corta, di mercati, possiamo parlare di quello che è il rapporto fra le nostre città e la campagna, possiamo capire quali sono i nostri prodotti, se li valorizziamo nel modo giusto, se abbiamo capito che la stagionalità dei prodotti non è soltanto un vezzo per addetti ai lavori, ma ha un significato politico importante. Se abbiamo capito che la transizione ambientale parte anche da qui e dal rapporto che abbiamo col cibo, ecco, noi con le nostre azioni in città possiamo dare un contributo importante, anche perché milioni di persone nel mondo vivono nelle città. E allora ecco, e qui chiudo, il Milan Urban Food Policy Pact parte, diciamo, nella preparazione che la nostra città ha avuto per avvicinarsi a Expo. Ci avevamo preso un impegno: Expo non doveva essere una fiera, cioè doveva lasciare un'eredità che avesse intanto a che fare con il tema, perché questa idea che il cibo sia l'energia per la vita e che il diritto al cibo sia un diritto che va affermato in tutto il mondo ci riguardava da vicino, e che volessimo avere quella che si chiama la legacy di Expo, cioè qualcosa che sopravvivesse ai 6 mesi dell'esposizione. Abbiamo lavorato per costruire, ce ne sono stati tanti, c'è stata la Carta di Milano, c'è stato il Milan Urban Food Policy Pact, abbiamo continuato a lavorare sul patto perché tanti sindaci hanno detto: noi sulle politiche alimentari vogliamo lavorare. Abbiamo cominciato con 100 sindaci il 15 ottobre del 2015, consegnando a Ban Ki-moon il testo del patto firmato dai primi 100 sindaci. Ogni città sceglie quali sono le proprie priorità, sceglie gli strumenti e dà un contributo misurato, quindi vedendo quanto vale la policy che ha promosso, contro gli sprechi alimentari, contro la valorizzazione delle, a favore della valorizzazione delle filiere corte, per riportare i temi educativi, per lavorare sul rapporto fra cibo e salute, e via via via. Ognuno si sceglie le sue, perché Bujumbura è diversa da Milano, perché Tokyo è diversa da Toronto, perché Rio de Janeiro è diversa da Buenos Aires, anche se si assomigliano un po' di più, e quindi evidentemente ognuno ha la sua.
ma con uno sforzo comune. Saremo alla metà del mese di ottobre al Global Forum, che ogni due anni si tiene in una città del mondo, quest'anno sarà a Rio de Janeiro, per dare 6 premi per 6 categorie diverse a 6 buone pratiche. Perché l'altra cosa con la quale vi saluto, che è bellissima nelle reti fra città, nelle coalition fra città, è che c'è un livello di concretezza e di pragmatismo importante, perché noi abbiamo bisogno delle riflessioni per avere degli orizzonti che non siano minimi, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di capire come si fa, perché io poi ho le mamme a scuola che mi chiedono che cosa mangiano i bambini, perché il sindaco deve ragionare con gli agricoltori per capire se davvero siamo riusciti a fare la valorizzazione della terra, perché c'è una vicinanza con le persone che ci dà il compito di fare una cosa bellissima, che è il civil engagement, cioè rendere consapevoli le persone che insieme si può fare. Grazie. Grazie mille Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, che ci spiega come poi le città sono anche strumento della proiezione internazionale dell'Italia, oltre a dover fare il loro lavoro di città rispetto alla loro comunità. Quindi questo è qualcosa di prezioso e importantissimo per noi. Ci avviciniamo alla fine di questo evento con 2 interventi. Io mi ricordo che il presidente Mukibi all'inizio di questo evento ci ha detto: è importante lavorare con la società civile, è importante lavorare con coloro che poi fanno, no, le cose, che lavorano sul terreno e che affrontano direttamente i problemi. Quindi non solo noi raccogliamo questo messaggio, un messaggio molto importante, ma per me qui a Terra Madre oggi particolarmente importante chiudere questo evento con 2 rappresentanti dell'associazionismo, della società civile, delle coalizioni italiane e internazionali che sono operative in questo settore. Quindi io invito adesso Italo Rizzi di Link 2007, Link, che lo spiegherà Italo, è un importante, diciamo, link, collegamento tra diverse realtà della società civile italiana, sempre con 4 minuti. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, sono Italo Rizzi, Link 2007 è una rete di ONG internazionali, cioè che lavorano in cooperazioni internazionali con 12.000 operatori in oltre 50 paesi e 340 milioni all'anno. La cooperazione internazionale, diciamo così, si impegna a fianco delle comunità in collaborazione con le istituzioni per promuovere il diritto al cibo. Le cause le abbiamo in qualche modo già enucleate in parte, diciamo, dell'impatto della guerra, ma giustamente è stato detto delle guerre, diciamo, del fenomeno di impoverimento e del cambiamento climatico che impattano sulla vita delle persone. Oggi però non dobbiamo dimenticare che questi fenomeni sono stati aggravati da una forte speculazione finanziaria che ha impattato sul prezzo del cibo, quindi diciamo non sono cause non conosciute, si conosce bene, i meccanismi messi a punto fino ad oggi non sono stati sufficienti, quindi è chiaro che occorre intervenire in quell'ambito, e ricordandoci, come è stato detto, che oltre l'80% del cibo è prodotto dall'agricoltura familiare, e quindi evidentemente quello sposta anche il focus sul modello produttivo che vogliamo sostenere, perché evidentemente non si può risolvere una crisi con gli stessi strumenti che l'hanno provocata, e quindi la fragilità delle filiere internazionali, i mercati che hanno evidentemente mostrato delle grandi criticità, e quindi il focus è sull'agricoltura familiare, sull'agroecologia, che non è solamente una questione di tecnica di produzione a basso impatto, ma è sicuramente sostenibilità, biodiversità, sicuramente modelli produttivi, ma anche modelli di consumo e di governance dei sistemi alimentari, che deve essere una governance democratica. Questo è un aspetto fondamentale. Quindi non si tratta di semplicemente diversificare gli approvvigionamenti per passare da un tipo di dipendenza a un altro tipo di dipendenza, ma bisogna trasformare i sistemi alimentari, come dicevo prima, sui punti che dicevo. Quindi dal punto di vista delle politiche, sicuramente continuare a sostenere la politica generale dell'Unione Europea, che è la Farm to Fork, che ha degli obiettivi molto concreti. Non bisogna arretrare da questo punto di vista. Il contrasto alla speculazione finanziaria, quindi con la tassazione degli extra profitti, ma anche con nuovi strumenti regolatori che impediscano la speculazione finanziaria sul cibo, che non si può fare, specialmente perché
questa speculazione significa fame effettivamente, beh, naturalmente anche con il lavoro sull'adattamento al cambiamento climatico, che è comunque una priorità su cui continuare a concentrarci. Allora, chiaramente bisogna anche cambiare, è stato detto anche in precedenza, il discorso delle scorte che sono troppo ridotte, vuol dire un cambiamento nei confronti del WTO, che ha delle politiche da questo punto di vista che sono arretrate rispetto alle necessità che abbiamo di maggiori scorte e maggior disponibilità. Se poi questo non è la sovranità, ma sicuramente è un contributo a un sistema più resiliente e più sostenibile. Gli investimenti, evidentemente investimenti sia nel breve, la World Bank e l'Unione Europea hanno annunciato grossi investimenti, ma anche nel medio-lungo termine per poter sostenere dei modelli trasformativi sui sistemi alimentari. Da questo punto di vista Link 2007 insiste affinché si lavori sulla coprogrammazione e la coprogettazione in un'ottica di sussidiarietà, perché dobbiamo lavorare mettendo insieme diversi attori su programmi integrati che devono consentire di supportare l'agroecologia e la sicurezza alimentare. Dalla condivisione di questi elementi in termini di analisi e in termini di azione, Link 2007 e altre reti della società civile continuano il loro impegno naturalmente sul campo insieme ai partner, tantissimi partner sul terreno con cui lavoriamo, e la disponibilità al dialogo istituzionale sugli strumenti e sulle politiche che possono appunto riorientare l'azione, un'urgenza che sentiamo per sostenere questo servizio di pace. Grazie. Grazie mille. Dall'intervento di Italo avete visto che abbiamo una società civile italiana che è attiva e presente in progetti in giro per il mondo che sono molto importanti, e per me è un piacere chiedere a Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, di venire a chiudere questo evento col suo intervento. Grazie. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, ringrazio soprattutto tante facce giovani che vedo, mi fa molto piacere parlare a voi, anzi è un onore parlare a voi. Ho apprezzato particolarmente gli interventi che mi hanno preceduto, ho sentito parlare di molte cose che mi stanno a cuore, che stanno a cuore alla mia associazione, l'agroecologia, il tema delle comunità, ma anche il tema della giustizia e dei sistemi del cibo locali e giusti. Allora, la complessità, io credo, della nostra società e della severità delle circostanze attuali richiedono a tutti noi una risposta altrettanto complessa, preceduta da un'analisi che accolga la complessità e che sia fatta anche con sensibilità, per il senso proprio di giustizia che il tema del cibo deve sempre avere presente. Il cibo lega 7 miliardi di esseri umani, non può essere trattato alla stregua della merce, non può essere prodotto per essere scambiato sui mercati azionari, piuttosto che essere nutrimento per il corpo e per l'anima. Non voglio essere retorica, ma questo nostro evento, Terra Madre Salone del Gusto, si è intitolato rigenerazione, e lo stiamo dicendo, la prima rigenerazione che ci serve, che però purtroppo oltre a essere urgente è anche la più difficile, è la rigenerazione del pensiero. Senza una rigenerazione del pensiero non possiamo cambiare un sistema alimentare che sta mettendo a rischio il vostro futuro. Non possiamo cambiare un sistema alimentare che sta mettendo a rischio il futuro di tutti senza cambiare prospettiva, senza un rinnovamento del pensiero. E voglio dire qualcosa di molto chiaro ed onesto, che non spesso si sente dire in giro. Il tema della fame nel mondo, quindi della sicurezza alimentare, è un tema di povertà e non di scarsità. Non è un tema di scarsità alimentare quello della fame. Chi non mangia, non mangia perché è povero, non perché sul pianeta manchi il cibo. Il nostro pianeta, lo dicono dati ufficiali, istituzionali, non della frangia radicale di Slow Food, produce attualmente talmente tanto cibo che noi ne sprechiamo un terzo. Un terzo del cibo prodotto è sprecato, e con quel terzo del cibo sfameremo 4 volte il quasi miliardo di persone che non ha regolare accesso al cibo. Se non partiamo da qui,
non facciamo un'analisi onesta. Se non partiamo da qui, non facciamo un'analisi onesta per ridisegnare un futuro. Allora, in questa cornice, che credo non dobbiamo mai scordare davvero, si trova il senso di un'analisi che guarda al futuro appunto per garantirlo e non per inficiarlo. Ci serve cambiare occhiali e trovare una sintesi lungimirante tra innovazione, che è un'opportunità, e certi valori fondanti che io direi appartengono al consesso umano, che appartengono all'umanità tutta, che sono l'autosufficienza locale, la cultura del necessario in antitesi alla cultura dello spreco. Allora, in una prospettiva di questo genere, le politiche del cibo della città sono fondamentali e mi è fatto piacere sentir parlare prima di mamme e di agricoltori, di mamme, di babbi vorrei dire anche, e di agricoltori, perché queste rimettono al centro le persone. E le politiche urbane del cibo hanno la possibilità di impattare in maniera molto importante, non soltanto per quanto riguarda le città in cui vengono attivate, ma hanno un effetto ampio perché siamo tutti interconnessi, anche con le comunità all'altro capo del mondo. Dobbiamo passare da una cultura in cui ognuno pensa a se stesso ad una cultura in cui mi interessa cosa succede a voi, mi interessa cosa succede al mio vicino e mi interessa cosa succede anche alle comunità indigene che qui a Terra Madre vediamo rappresentati. Perché le nostre scelte hanno effetti su di loro. E qui si apre il tema dei diritti umani. Il tema dei diritti umani che riguarda non il sovranismo, ma la sovranità alimentare sì. E le politiche di accesso a risorse fondamentali per la vita e che hanno una loro finitezza, come il suolo e l'acqua. Ovviamente alle risorse energetiche. Allora, chiudo per dire che abbiamo bisogno davvero di interventi che tengano presente la sicurezza alimentare su scala globale per ripensare l'intero sistema, perché siamo convinti che ci salveremo realmente solo se ci salviamo tutti. Grazie. Grazie mille a Barbara Pina di questo bellissimo intervento. Io chiudo questo evento dicendo soltanto che il fatto che abbiamo avuto il presidente internazionale di Slow Food e adesso la presidente italiana in apertura e in chiusura rappresenta qualcosa di per noi molto importante, per noi come Ministero Affari Esteri che stiamo promuovendo questa attività e mia come inviato speciale del governo, ovvero sia sviluppare un rapporto con la società civile, con Slow Food. Ringraziamo Slow Food di essere attivamente presente in questo tavolo proprio per fare quello che il presidente Mukhibi ci diceva all'inizio, lavorare direttamente con la gente che poi opera, che fa la produzione agricola. 80% ancora nel mondo di produzione agricola e produzione familiare ci è stato ricordato, e quindi noi con queste realtà dobbiamo lavorare per far sì che si passi da, per questi 80%, molti di questi, da un'agricoltura di sussistenza a un'agricoltura che consenta veramente alla famiglia socialmente e economicamente di crescere e svilupparsi. Quindi, come vedete, degli obiettivi importantissimi. Ringrazio tutti quelli che sono stati presenti, ringrazio i ragazzi per la pazienza e soprattutto il fatto che molti di voi hanno seguito, cosa che conferma, non so chi dice che la attuale generazione non gliene frega niente, io ve lo vedo anche con i miei figli, è esattamente il contrario, ma ce l'avete anche dimostrato oggi in maniera molto importante. Ringrazio tutti quelli che sono partecipati sia in collegamento remoto sia in presenza e chiudo qui questo evento. Grazie mille a tutti.